scorso pomeriggio d'aprile e i due giovani Giorgio e Piero si incontrarono nella radura di Sherwood. I ragazzi subito incrociarono i loro peni in segno di reciproca stima, quando sui loro visi stupefatti si dipinse lo stupore. Uno dopo l'altro scoprirono di avere dietro di loro Lady Marian. La ragazza emise un squassante e forte petto. Quando cominciò a correre, rossa in volto, i due ragazzi udirono un petto dietro l'altro, sempre più potente, e capirono di essere caduti in una trappola. Nel boschetto della mia fantasia c'è un fottio di animali più pomati inventati da me, che mi fanno ridere quando sono triste, mi fanno ridere quando sono felice, mi fanno ridere quando sono meglio, in pratica mi fanno ridere sempre. Quel fottio di animali inventati da me. C'è il vitello con i piedi di balsa, il vitello con i piedi di spugna, e indovina chi c'è? C'è pure il vitello coi piedi di cobalto. C'è il vitello coi piedi tornati, quattro ne ho inventati, sono gli animali della mia e della tua fantasia. Ma un giorno il vitello dei piedi di balsa si recò dal vitello coi piedi di cobalto, gli disse: c'è il vitello dei piedi tonnati che parla molto male di te, sostiene che i tuoi piedi non sono di vero cobalto, ma sono in effetti quattro piedi di pane ricoperti da un sottile strato di cobalto. Balsa, la tua storia è falsa. L'amico vitello dai piedi di spugna mi ha svelato la verità e ti ha nascosto una microspia nei tuoi piedi di balsa e nei piedi tonnati. Così ha scoperto che tu, solo tu, sempre tu, anche tu, nient'altro che tu. Nel boschetto della mia fantasia ora c'è un vitello senza più i piedi che tocca a pietà quando ecco che un piccolo amico si avvicina. Mi presento